bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Francesca De André, il dramma che sembra non voler finire mai. In queste ore le parole strazianti, la sua vita nuovamente stravolta. La funzione di alcuni programmi è quella di dare lustro a personaggi alla ricerca di notorietà, o semplicemente che vogliono farsi conoscere dal grande pubblico. In questi ultimi anni sono aumentati sensibilmente i format che danno spazio a persone che sono famose o che potrebbero potenzialmente esserlo. Che sia per un legame di parentela, magari perché figli d'arte, o perché ex fidanzati di un determinato volto noto nel mondo dello spettacolo, o anche per delle storie molto toccanti che magari hanno anche rapito l'occhio dell'attenzione. In quest'ultimo caso, ad esempio, si pensi a quella che è stata la storia di Manuel Bortuzzo. E così proprio il Grande Fratello VIP è uno di quei format molto particolari, che hanno in questi anni posto l'attenzione su personaggi che famosi magari non lo erano ancora, almeno non a pieno di quello che sarebbero potuti essere. E così all'interno della casa ci si mette in mostra, si prova a mostrare il carattere e magari si cerca anche di catturare l'attenzione del pubblico nel raccontare la propria storia di vita. Ha avuto un impatto molto importante sul pubblico. Una giovane ragazza che non soltanto ha mostrato una bellezza straordinaria ma anche un carattere che ha travolto la casa e tutti coloro i quali hanno visto il programma dal proprio divano. Stiamo parlando di Francesca De André, showgirl italiana e nipote del cantautore Fabrizio De André, figlia di Cristiano De André. Un passato tormentato, come poi è anche emerso nel corso del tempo anche in seguito alla sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Francesca De André, stravolta ancora una volta. Non un passato semplice per Francesca, soprattutto nel rapporto con suo padre Cristiano. Proprio in questi giorni c'è stato un botta e risposta durissimo, che ha visto proprio partire dal De André padre le accuse nei confronti della figlia. È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po' di cose e a mettere la testa a posto, ha detto Cristiano ai microfoni del Corriere della Sera. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto, ha ancora aggiunto l'uomo. Insomma, parole che sembrano delle accuse velate alla ragazza. La risposta di Francesca non si è fatta attendere, ed è arrivata attraverso parole riportate anche da Coming Soon. It, vergognoso, che falsità, ha scritto la De André. Insomma, un momento nuovamente non semplice per questa giovane influencer, travolta ancora una volta dalle parole del padre. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.